Beh, oggi la puntata la stiamo dedicando in questa prima parte al Catania, perché abbiamo ospite il dirigente vicepresidente, esatto, del Catania Calcio, esatto, che è il nostro Vincenzo Grella, ex giocatore, adesso dirigente, che ci sta raccontando anche a microfoni spenti un bel po' della sua vita, anche della sua carriera. Parma, esatto, Torino, dove ha chiuso la carriera italiana, e poi in mezzo anche Empoli, dove hai trovato anche l'amore, cioè, tua moglie di Empoli, e i tuoi figli attualmente vivono con la mamma ad Empoli. No, le mie figlie vivono all'estero, una figlia a Londra che studia, una figlia a Amsterdam che studia lì, che sono all'università, e mio figlio che vive con la mamma a Empoli. Calciatore pure anche lui. Ieri mi raccontava di questo, di questo. Quanti anni ha? 11. Quindi anni, fra 6 anni l'avremo a Catania, spero anche prima. Anche prima. Che ruolo? Se vale. Lui deve guadagnare suo posto. Fatti dire in che ruolo gioca. Lui, ieri mi hai detto una cosa bella. Cos'è tuo figlio? Lui è un tuttocampista. Vabbè, okay. Ieri me l'ha detto al telefono tuo figlio, che cos'è un tuttocampista. È un po' a tutto campo. I ragazzini poi bisogna poi stradarli. Allora, senti, parliamo del futuro, esatto, del Catania, esatto, dai. Ci puoi anticipare qualcosa? C'è un progetto sicuramente, e sicuramente tante cose non ce le potrai dire, però dacci un po' qualche cosa, esatto, da discutere al bar, sai, quelle cose da discutere al bar con piacere sul calcio, no? Ecco, che cosa ci puoi dire? Va bene, nasce da una varie analisi che abbiamo fatto insieme al presidente. Io ho messo davanti a lui un po' di idee, un po' di progetti. Insieme a questi progetti ci sono dei costi che lui, insieme ai dirigenti in Australia, il suo team deve analizzare e riflettere su che progetto per loro è più interessante per il futuro di Catania Calcio. Per me il progetto più importante oggi è rinforzare la società. Ecco. Quando dico la società, non dico una prima squadra, dico tutta la società. Prima squadra al settore giovanile, alla squadra femminile, sta andando benissimo anche la squadra femminile. Alla siamo grande, contentissimi. Vincono sempre, brave. Ma no, il risultato, non nascondo il fatto quanto sono contento del risultato, certo, ma il modo con cui si sentono partecipe, certo, del club, perché loro avranno sempre tutto quello che hanno la squadra maschile. Ma non facciamo né differenze, loro fanno parte della nostra famiglia. E noi siamo molto orgogliosi dei comportamenti, del senso di appartenenza, questa passione che hanno quando mettono quella stupenda maglia. Mm-hmm. E questo ci riempie di grande orgoglio. Senti, questa è una bella risposta che hai dato per i tifosi, perché quando tu dici che rinforzare soprattutto la società piuttosto che la prima squadra o la seconda o quella femminile, significa che c'è un progetto serio assolutamente alle spalle di tutto quanto, perché quando la società funziona poi i risultati non tardano a venire. L'abbiamo visto in questo campionato dove abbiamo stravinto proprio perché c'era questo progetto. Però ci hai detto tutto, ma non ci hai detto niente, non ci hai detto che se arriva un calciatore, se ci sono dei progetti, ecco, se c'è qualche cambio pazzesco, Non ci saranno cambi pazzeschi. Quanto riguarda la lista dei calciatori della prima squadra, stiamo facendo delle analisi su chi c'è sul mercato che è meglio di chi abbiamo, con un costo entro un budget realistico, perché io non sono convinto che le spese folle risultano sempre positive, che sempre te vinci per forza. Esatto. Per me noi dobbiamo sempre avere un focus sull'identità del club, e che un giocatore quando viene a Catania viene perché vuole giocare nel Catania, non perché io gli do 10.000, 5.000 o 100.000. Esatto. Lui deve venire con le giuste intenzioni, perché deve credere nel progetto. E se non c'è questa intenzione, per me non è un giocatore interessante. Potrebbe anche essere un fuoriclasse, ma diventa subito poco interessante. Tra l'altro, Giuseppe, quest'anno avete puntato anche molto sui catanesi. Ci sono tanti catanesi che stanno vestendo questa maglia rossa-azzurra con orgoglio e con grandi risultati, devo dire questo è servito sicuramente, senza dubbio. Ma in futuro io vedo ragazzi del settore giovanile che giocano in prima squadra,
Io non vedo un motivo perché investire su un settore giovanile se non c'è una chiara intenzione di utilizzare questi calciatori. Va creata la piattaforma perché loro hanno delle opportunità e dentro questa opportunità c'è la conquista del posto. Certo, certo. Bisogna, non c'è niente gratis nella nostra Tutto Catania. Bisogna guadagnarsi il posto, giusto. E quando uno guadagna il posto deve anche mantenere il posto con l'impegno, no? Certo, con disciplina, esatto. Con ordine, con... È successo, capendo per esempio, chiaro che la società, guarda, disciplina è una parola chiave, sì, no, per loro è successo, sì. Durante il campionato che anche chi stava andando bene in quel momento, esatto, e metteva dentro la palla ripreso. Spesso è stato ripreso, esatto. Perché forse aveva fatto qualche errore. Come però è servito sia. Da messaggio per tutti, anche per i tifosi, o no? Sì, io credo tantissimo nella disciplina, nell'ordine. E seguire una chiara identità della società è quello che vuole portare avanti, e non a costo di un risultato della domenica. Io non ho paura di perdere una partita di calcio, ho paura di perdere la nostra identità, certo, e questo bella, poi non si può mai più recuperare. La partita si può recuperare, si ma può sempre recuperare, no. I punti, esatto. Ma non quando perdi identità. Hai perso tutto. È vero, è vero. Senti, ma tu da chi hai imparato tutto questo? Tu sei una persona molto riflessiva, è vero che hai fatto anche il calciatore, però parli da dirigente di quelli, insomma, navigati. E di certi livelli. C'è qualcuno da cui hai imparato? C'è un modello di personaggio che ti ispira in questo ruolo diverso da quello di calciatore? Ho avuto la grande fortuna di stare insieme a grandi dirigenti, non solo di calcio ma anche extra calcio, e ho cercato sempre di ascoltare, di carpire un e po', di no? apprendere delle cose che secondo me erano funzionali, erano anche praticabili, erano più sui principi sani che poi alla lunga portano successo che non avere, esatto, un vantaggio immediato che poi rimane solo lì. E poi ho una grande passione per non solo per calcio ma per imparare e cercare di migliorarmi sempre. C'è qualcuno a cui deve dire grazie, Vincenzo Grella calciatore e Vincenzo Grella dirigente? Calciatore senza dubbio i miei genitori. Ah, che bello. Che i miei genitori ci hanno creduto. Ma non mi hanno mai messo pressione. Esatto. Sono sempre stati disponibili a portarmi a destra e a sinistra. Australia è un paese strano. Strano, perché sì. Da un posto a molto un altro grande. Ci, sì, metti, esatto, un'ora, esatto, un'ora e anche mezzo. Di più, e spesso, sì, ci vuole l'aereo. Sì, i miei genitori sono stati fantastici. Una cosa che non accetterei ora a un nostro giovane calciatore di non prendere la scuola con una certa attenzione. I, certo, miei genitori hanno un po' chiuso gli occhi, mezzo occhio, che è una cosa che oggi ci tengo tanto, che i ragazzi vanno a scuola e cercano di migliorarsi anche come uomini, prima come, di tutto come giovani, esatto, uomini, come persone prima che calciatori. Per la parte, diciamo, come dirigente posso solo ringraziare la famiglia Pellegra, sì, non solo Rosario, tutta la sua famiglia, perché hanno avuto una fiducia illimitata in me, una fiducia che tutti i giorni cerco di non approfittarmene mai e, come dire, conquistarlo sempre di più proponendo cose serie, concrete, che dà a loro anche un senso solido, no, dei loro grandi investimenti che vogliono fare a Catania, che hanno qua un riferimento che ci pensa. Esatto. Ci pensa, non anche spende i loro soldi, certo, in un, certo, modo così, certo, facile. Anche, certo, perché è vero, certo, che il presidente è stato qui 10 volte, ma poi è vero che lui resta qui tutti i giorni. No? Qui, quindi, certo, Vincenzo con gli altri dirigenti è sempre qui. Vincenzo, per chiudere, per salutarti, ovviamente non facciamo e non possiamo fare nomi, ma quando potremo sapere, no, le novità della nuova stagione? Aspettate che finisca il campionato, ancora ci sono 4 partite da giocare, aspettate anche questa finale scudetto, perché sai che poi,
quelle vincitrici girone faranno una finale scudetto. Esatto. Ecco, per esempio, per sapere chi sarà il prossimo allenatore, se resterà Ferraro, per sapere chi saranno i nuovi giocatori, i tifosi, quanto tempo devono aspettare ancora? Almeno questo, diciamolo. Cioè, queste vostre idee, quando matureranno, quando diventeranno ufficiali? Ma io penso, se noi vogliamo seguire una linea seria, l'obiettivo del pool scudetto è di vincerla, e la concentrazione del pool scudetto io voglio che sia come il campionato, esatto, con un chiaro obiettivo di vincerla. Esatto. A me fare dei tornei, anche un semplice amichevole, senza l'intenzione di vincere, non sta nell'idea del club. Quindi, noi, se facciamo il pool scudetto, l'intenzione è di vincerla. E parlare dell'anno prossimo, quando non hai completato, esatto, gli obiettivi della società, non è corretto neanche nei confronti dei giocatori. Non è serio da parte di tutti, dal primo all'ultimo. Infatti, ti ho fatto questa domanda perché ovviamente in questi momenti è chiaro che è la domanda di tutti. Ma la risposta sarà quello più sì, o meno quello quello no, quello forse, certo, ovviamente certo. I tifosi è anche giusto che lo facciano, però la società ovviamente porta a compimento la stagione anche certo. Con la pool scudetto, che diventa un altro traguardo importante. Questo è il Catania dei record, no? Dei traguardi certo. Importanti, metterci anche questo. È un chiaro obiettivo del club, di quando noi partecipiamo a una, ma anche per i giovani, certo. L'intenzione è di vincere. Di vincere, bene, poi vincere lo scudetto, scudetto, ti pare? Uno scudetto, anche importante. Quello. Io devo dire che il fatto che lui sia una persona molto seria e soprattutto nel suo lavoro applichi tutte queste raccomandazioni, sì. È palpabile, si nota, ma soprattutto oggi ha detto delle cose importantissime, molto, perché molto. Oltre a dire che la società, i ragazzi devono seguire la disciplina e tutto il resto, anche lui segue una disciplina, ce l'ha fatto capire, ci segue una disciplina da dirigente, per cui non è uno che predica bene e razzola male, ma poi è uno che dà l'esempio. Ma poi sai, studia, l'altro giorno l'ho beccato a Milano, non era a passeggiare, e che no, faceva della Milano? Spiga. Che faceva a Milano? Un corso, un corso da dirigente, ti pare che è così? Perché bisogna migliorarsi sempre nella vita. Però poi sempre. Mi ha detto, dice, me ne sono andato a fare 4 giorni di corso, tornai a Catania e quindi ho dovuto recuperare tutto quello che anche quei 4 giorni è complicato. Va bene, noi lo dobbiamo liberare, perché abbiamo promesso che l'avremmo lasciato andare, perché ci sono altri progetti che bisogna inseguire, portare poi ce li racconterai. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. L'ultima domanda: abbassata amplificazione dello stadio? Sì, io lo sapevo che te la facevo, no, perché ce lo chiedono tutti. Amplificazione dello stadio con i lavori, quando saranno compiuti, ultimati. Secondo me porto lo stadio a una, come dire, funzionalità migliore di oggi. Peggio era difficile. Poi per quanto riguarda gli ampliamenti, io penso che il rinforzo della società e la divisione del denaro della famiglia Peligra deve essere focalizzato su questo inizialmente. Io sarei più per un centro sportivo più adatto per alla esempio. Nostra esatto, società sì. Come primo investimento, perché penso il futuro del club ha bisogno sta nell'intenzione del club di creare dei calciatori di Catania nel suo interno, che poi faranno non solo qualche comparsa, ma che diventano protagonisti della prima squadra. È un esempio che, se si vuole, si può. Sono d'accordo. Va bene, noi aspettiamo le prossime novità, compresa l'amplificazione dello stadio, anche perché questa canzone è molto amata. Voi esatto. La mettete alla fine della partita, di solito, domenica l'hanno messa all'inizio. Io sono felice e orgoglioso, perché la mia voce, insieme ad Ale Catania, insomma, cantata da tutti quanti, mi risuona, fa molto piacere nello stadio, e quindi spero di sentirla molte volte anche il prossimo anno. Grazie a Vincenzo Grella per essere stato con
con noi, salutaci la famiglia Pelligra, salutaci tutti i dirigenti e tutti i calciatori e anche tutti quelli dello staff, ma davvero dall'elettricista al magazziniere al massaggiatore e anche a quello che lava in terra nello spogliatoio, per quanto riguarda la taglia leva, chi lo fa il righe da campo, la comunicazione, salutiamo Angelo Scaltriti, Angelo ci mette sempre in contatto. Grazie. Con tutti gli operatori della società. Dimmi, prima della canzone, argomento di oggi, qual è la vostra squadra del cuore? Beh, così almeno diamo spazio a tutti quanti. Grazie ancora, forza Catania sempre. Ciao Vincenzo. Grazie, buona giornata.